Buon pomeriggio e ben ritrovati a questo spazio pomeridiano del mercoledì. La parola a Francesco e ai giovani. E oggi ci sono con me tre giovani sacerdoti impegnati proprio nella pastorale giovanile, perché vogliamo commentare insieme proprio la giornata dei giovani che si è appena conclusa domenica scorsa nella nostra diocesi esattamente a Vieste, ed è in collegamento anche con noi Don Alfredo Diaz, responsabile della pastorale giovanile di Nuoro e Lanusei. Anche loro hanno festeggiato questa giornata dei giovani e ci racconterà. Ecco, benvenuto intanto a te, Don Alfredo, sei collegato con noi. Grazie, grazie, bentrovati, grazie mille. Benvenuto. E vi voglio anche presentare, ecco, questi nostri ospiti, Don Pasquale Paloscia, che è responsabile della pastorale giovanile della diocesi di Manfredonia, Vieste San Giovanni Rotondo, e Don Angelo Di Tullo, che è il vice responsabile a livello diocesano. Ecco, partiamo subito con quello che ha detto oggi il Papa nella catechesi del mercoledì. Proseguono queste catechesi sul discernimento e Papa Francesco ha oggi parlato della consolazione dello Spirito. Il Papa ha detto che la consolazione dello Spirito è un'esperienza di gioia interiore che consente di vedere Dio in tutte le cose. È una luce dell'anima, è un'esperienza di gioia interiore che rafforza la fede e la speranza. La consolazione dello Spirito, ha detto il Papa, è la capacità di fare il bene ed ha una forza di non arrendersi di fronte alle difficoltà. Ascoltiamo subito le parole del Papa e poi le commentiamo insieme. Che cos'è la consolazione spirituale? È un'esperienza di gioia interiore che consente di vedere la presenza di Dio in tutte le cose. Essa rafforza la fede e la speranza e anche la capacità di fare il bene. La persona che vive la consolazione non si arrende di fronte alle difficoltà, perché sperimenta una pace più forte della prova. Si tratta dunque di un grande dono per la vita spirituale e per la vita nel suo insieme. E vivere questa gioia interiore. La consolazione è un movimento intimo che tocca il profondo di noi stessi. Non è appariscente, ma è soave, delicata, come una goccia d'acqua su una spugna. La persona si sente avvolta dalla presenza di Dio in una maniera sempre rispettosa della propria libertà. Non è mai qualcosa di stonato, no, no, che cerca di forzare la nostra volontà. Non è neppure un'euforia passaggera. Al contrario, come abbiamo visto, anche il dolore, ad esempio per i propri peccati, può diventare motivo di consolazione. Pensiamo all'esperienza vissuta da Sant'Agostino quando parla con la madre, Monica, della bellezza della vita eterna, o alla perfetta letizia di San Francesco, peraltro associata a situazioni molto dure da sopportare, e pensiamo a tanti santi e sante che hanno saputo fare grandi cose, non perché si ritenevano bravi e capaci, ma perché conquistati dalla dolcezza pacificante dell'amore di Dio. E domenica scorsa anche circa 500 giovani della diocesi di Manfredonia, Vieste e San Giovanni Rotondo si sono ritrovati proprio a Vieste, nella parrocchia di Gesù Buon Pastore. Ecco, io passerei subito con vedere proprio le immagini e alcune interviste che sono state fatte proprio in questa occasione. Il servizio è di Francesco Bosco, ma ringraziamo anche Gargano TV per le immagini che ci sono state gentilmente concesse. Questi giovani vengono da tutti i paesi della nostra diocesi, quindi dalle cinque vicarie di Manfredonia, Vieste, San Giovanni Rotondo, Monte Sant'Angelo e Gargano Nord. È un momento che ogni anno si ripete in una parte diversa della diocesi e poi, come abbiamo sempre detto, ogni 3 anni
questo momento si ripete in una parte del mondo. L'anno prossimo, dall'1 al 6 di agosto 2023, si svolgerà a Lisbona, in Portogallo, la presenza di Papa Francesco. Il Vescovo ha definito i giovani il terremoto della Chiesa. Il terremoto non quello che distrugge, ma quello che scuote, che mette sempre in discussione, che aiuta noi adulti, noi più grandi, a non basarci sulle nostre certezze, ma a metterci sempre in discussione con le novità del mondo e della Chiesa anche. E questo è importante, perché loro, con la loro freschezza, sono gli unici che possono davvero scuoterci, perché a volte noi adulti siamo un po' più fissati sulle nostre abitudini, sui nostri modi di fare, mentre loro ci mettono continuamente in discussione, e meno male che ci sono, meno male. L'invito è stato molto forte da parte del Vescovo, sia ad essere critici nei confronti delle mode, che magari provano ad omologare tutti, anche perché il mercato ha bisogno di averci tutti uguali, così i prodotti li consumiamo, ma anche critici nei confronti degli ambienti ecclesiali chiusi, no? Ha detto non accettate che le chiese abbiano le porte chiuse, quindi ecco, è bello che il Vescovo chieda alla parte giovane della Chiesa di portare questa giovinezza a tutti. I giovani hanno bisogno della nostra testimonianza di fede, hanno bisogno della fede e dell'entusiasmo degli adulti, perché i giovani seguono le nostre orme. Se noi siamo credenti entusiasti, se noi siamo credenti convinti, anche i giovani lo faranno. Altrimenti finirà tutto, ma il Signore continua a mettere semi di fede nel cuore di ciascuno di noi, ma soprattutto di questi ragazzi che oggi stanno dando testimonianze. I giovani non sono solo il futuro, sono anche il presente della nostra Chiesa, per cui i giovani devono essere protagonisti, perché loro ci sono, non sono una parte soltanto da educare, ma sono una parte attiva all'interno della Chiesa. Non sono soltanto persone che ricevono un annuncio, ma anche coloro che annunciano. Tanti di questi giovani l'estate si mettono davanti negli oratori a far animare i rest, le varie attività che ci sono l'estate, per cui tanti di loro davvero si mettono in discussione tutto l'anno. Non è soltanto un ricevere una formazione, ma è anche un dare a loro volta. Nella nostra diocesi ogni anno, ogni vicaria vive una sfida, si chiama così la sfida. La nostra quest'anno di Vieste è la trasmissione della fede, ecco perché è stata fatta qui la GMG a Vieste. Come possiamo trasmettere la fede alle nuove generazioni, ma anche come possiamo trasmetterci la fede tra di noi, tra adulti, perché ognuno di noi è chiamato ad annunciare il Vangelo. Ecco, questo ce lo chiediamo, ma soprattutto chiediamo che ognuno di noi accolga quel seme che Dio dà, quella fede che Dio dà, e la alimenti sempre, perché senza di Dio non andiamo da nessuna parte. Serio è che la Chiesa deve chiedersi, tutte le comunità devono chiedersi come mai non sono delle comunità per giovani. Questa è una grande domanda innanzitutto. Poi non ci deve mai spaventare il fatto che i giovani, gli adolescenti in modo particolare, sentano il bisogno di errare, di andare un po' fuori dai luoghi, da ciò che hanno imparato, dalle tradizioni, no? E se siamo intelligenti come comunità ecclesiale dobbiamo imparare anche a seguirli, perché forse ci portano su quei sentieri nuovi che lo Spirito sta suggerendo. 3, 2, 1, si parte! Ecco, Don Pasquale, il Papa ha parlato proprio di questa consolazione, e per noi vedere queste immagini, vedere anche questi giovani, è stata davvero una consolazione. Raccontaci un po' questa esperienza, ecco, dopo questa pandemia che abbiamo vissuto, che ci ha tenuti tutti lontani gli uni dagli altri. Sì, è proprio vero, Fra Pasquale, la giornata di domenica ha messo tanta consolazione nel mio cuore, è proprio così, perché dopo 2 anni di pandemia, non ti nascondo che un po' a volte mi sono anche scoraggiato, no? Ma non tanto per la pandemia in sé, quanto per il fatto che non potevi lavorare, non potevi spenderti perché eri limitato. Per cui vedere che nonostante i 2 anni di pandemia i giovani abbiano risposto in maniera così forte a un invito alla fine semplice come quello della GMG diocesana, è stata davvero una cosa consolante, perché ha fatto vedere a noi come il Signore, nonostante la pandemia e nonostante i nostri limiti, abbia continuato ad agire nei cuori di questi ragazzi.
E ne erano pure parecchi. E ne erano tanti, sì. Quanti sì, erano? Erano quasi 500. Sì, sì, sì. Va bene, io darei adesso lo spazio alla pubblicità e ci ritroviamo subito dopo. E siamo ritornati ancora qui in diretta con questo spazio, la parola a Francesco ai giovani. Anche nella diocesi di Nuoro, di Lanusei, è stata celebrata la festa dei giovani. Abbiamo qui con noi collegato Don Alfredo, che è responsabile della pastorale giovanile della diocesi di Lanusei, vero Don Alfredo? Magari raccontaci un po', ecco, quello che è successo anche dalle vostre parti, come avete vissuto la giornata. Magari mentre tu parlerai avremo modo di vedere anche un po' delle immagini. Sì, sicuramente è stato bello già l'esperienza di averci unito a Nuoro, che questo gli altri anni non capitava come diocesi di Lanusei, il vivere una giornata interdiocesana dei giovani, quindi già questo è il primo annuncio bello verso questa GMG, che le due diocesi collaborano insieme per vivere questo momento. E in un primo momento, diciamo, quasi non ci rendevamo conto che abbiamo sempre avuto questi giovani e forse non li abbiamo guardati come è dovuto, come è voluto dalla Chiesa. Quindi il ritrovarci lì, come diceva il Papa oggi e come dice la Chiesa, è stato un bel momento di comunione e di consolazione dopo i tempi che abbiamo vissuto e che ancora stiamo vivendo. Certo, Don Alfredo, quello che vorrei chiederti è questo. Se puoi, ecco, condividere con noi proprio una parola in modo particolare che il Vescovo ha rivolto ai giovani, che magari ti ha anche colpito, che ha impressionato anche i giovani, no? Sì, sicuramente muoversi, perché l'ha presa il Vescovo dal brano del Vangelo che accompagna la GMG, Maria che va in fretta da Elisabetta, quindi forse muoversi, il termine pratico di spostarsi da un luogo a un altro, quindi la parola mi pare che sia questa più bella che abbiamo sentito, che mi ha colpito e che ha colpito i nostri giovani, muoversi. E sentiamo anche ciò che ha detto anche il nostro Vescovo, Padre Franco Moscone, ai giovani. Ha dato una sorta proprio di mandato. Ha detto: voi giovani avete la grazia di vedere Cristo dalla prospettiva del futuro. Scuoteteci dalla nostra presunta normalità. Ecco, rivolgendosi in modo particolare alle posizioni nelle quali si arroccano gli adulti. Vediamo proprio queste immagini, tratte proprio dall'omelia del Vescovo durante proprio la traslazione di Padre Pio, dove il Vescovo si rivolge ai giovani e ha ripetuto questo messaggio poi nel pomeriggio, proprio collegato con i giovani. Voi giovani avete rispetto a noi, già avanti in età, in educazione, in storia spirituale, avete la grazia di vedere Cristo crocifisso e risorto, Salvatore e Re dell'universo, di vederlo dal futuro, di vederlo dal futuro. Allora, portate noi adulti, noi che in questo momento abbiamo responsabilità particolari verso la società, la creazione, la Chiesa, portateci avanti, scuoteteci dalla nostra presunta normalità. Siate, o giovani, quasi come un terremoto delle nostre certezze. Molte volte non ci accorgiamo, ma diventano vecchie e obsolete, non servono più, quando addirittura non sono false. Scuoteteci da queste sicurezze, perché abbiamo bisogno di perdere quelle posizioni che riteniamo sicure, ma non fanno avanzare verso il futuro
e la salvezza verso Dio che è più avanti di noi. Don Angelo, sono molto forti, commoventi queste parole del Vescovo. A me personalmente mi hanno proprio colpito. Io chiedo a te, ecco, tu da giovane sacerdote tra i giovani, quindi sei anche nella prospettiva dalla quale guardano i giovani. Secondo te gli adulti su quali posizioni si arroccano e impediscono ai giovani di camminare con speranza verso il futuro? Certo, l'immagine usata dal Papa che i giovani si trovano dalla prospettiva del futuro, ma guardano dal futuro, ma sono nel presente. Il problema degli adulti è percepire il giovane come il presente della storia, perché tante volte si rilega il giovane semplicemente al futuro, quello che deve venire. Poi capita che qualche giovane commette qualche errore o qualcosa di bello e subito ci scuotiamo, ci rendiamo conto che i giovani sono il presente. Forse, secondo me, si dovrebbe ripartire proprio da questi. I giovani guardano dal futuro, ma sono nel presente. Fanno parte della nostra realtà, devono far parte del nostro interesse, soprattutto perché la nostra realtà si è scossa, ma in maniera positiva, perché altrimenti proiettiamo tutto al futuro e i giovani invece vivono nella nostra realtà. Esattamente, hai detto proprio una cosa molto forte e non scontata, perché si pensa sempre ai giovani al futuro e mai al presente. E mi aggiungo anche ad una parola che anche abbiamo visto prima tu, Pasquale, nell'intervista hai sottolineato, e anche nell'omelia hai sottolineato questa cosa. Tra le varie espressioni del Vescovo ti ha colpito proprio questa espressione: siate giovani il terremoto. Ecco, un terremoto certamente non sappiamo mai, sappiamo i terremoti del passato, ma quelli del futuro non li possiamo prevedere, quindi è un qualcosa che puoi vivere nel presente, quando accade lo devi vivere e devi, ecco, così sono i giovani, no? È una realtà che devi vivere al presente e saperla convogliare. Ecco, magari una parola in più sul perché ti ha colpito questa espressione del terremoto, siate il terremoto. Mi ha colpito molto, Fra Pasquale, questa espressione del terremoto, perché il terremoto è vero che da una parte porta danni, però dall'altra parte ti scuote nelle tue certezze, e scuoterti nelle certezze ti aiuta a camminare, a non restare fermo. E questo i giovani lo vivono tutti i giorni, perché la loro vita, la loro età, più di noi, più grandi, ma ancora di quelli più grandi di me, è un'età che ti spinge continuamente a cambiare, a metterti in discussione, perché le cose della vita cambiano costantemente. Per cui questa espressione del Vescovo mi piace da molto, molto, proprio perché il Vescovo chiede ai giovani di essere coloro che devono spingere la società, scuotendola dal di dentro, non dal di fuori. E questa è la cosa più bella. Purtroppo noi facciamo l'errore di pensare sempre ai giovani come il futuro, ma i giovani sono il presente, anche perché i giovani di oggi saranno gli adulti di domani, e i giovani allora non sono mai protagonisti? E secondo te invece, Don Angelo, i giovani cosa chiedono poi alla Chiesa come madre, no? A noi come Chiesa? Certo, innanzitutto a noi si avvicinano per parlare, per entrare in dialogo con noi, per portarci le loro domande, alla quale noi tentiamo di rispondere, ma non con parole nostre. È il Vangelo che dà loro delle risposte. Dobbiamo far fare in modo che il Vangelo dia risposte a questi ragazzi. Ma poi una cosa essenziale è cercano qualcuno che gli dia fiducia. Gli dia fiducia. I giovani possono sbagliare, possono commettere errori, ma hanno bisogno continuamente di qualcuno che gli suggerisca la fiducia, che gli dia la fiducia. Quindi, secondo me, questa è la missione grande della Chiesa oggi. Il Papa ha anche parlato oggi della consolazione, ma ha detto anche che ci sono delle consolazioni false, no? Ed è, potremmo vedere anche questo come le posizioni sulle quali magari noi come adulti ci arrocchiamo. Vediamo proprio questo servizio, queste parole del Papa, intitolato proprio Le false consolazioni. Una ragazza da 14 anni come questa ci dà una descrizione splendida della consolazione spirituale. Si avverte un senso di tenerezza verso Dio,
che rende audaci nel desiderio di partecipare della sua stessa vita, di fare ciò che gli è gradito, perché ci sentiamo familiari con lui, sentiamo che la sua casa è la nostra casa, ci sentiamo accolti, amati, ristorati. Con questa consolazione non ci si arrende di fronte alle difficoltà. Infatti, con la medesima audacia, Teresa chiederà al Papa il permesso di entrare in Carmelo, benché troppo giovane, e sarà esaudita. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che la consolazione ci fa audaci. Quando noi siamo in tempo di buio, di esorazione, pensiamo, no, questo non sono capace di farlo, no, e ti butta giù la desolazione. Tutto buio, no, io no, non posso fare, non lo farò. Invece in tempo consolazione, le stesse, no, io vado avanti, lo faccio. Ma sei sicuro? Io sento la forza di Dio e vado avanti. E così la consolazione ti spinge ad andare avanti e a fare delle cose che in tempo di desolazione tu non sarai capace di né fare nel primo passo. Questo è lo bello della consolazione. E questo è proprio il bello della consolazione, alla quale anche tu prima, Pasquale, hai accennato, proprio in questa esperienza che tutti quanti noi abbiamo vissuto, che è stata la pandemia, dove magari avevamo questa audacia dentro di noi, questa forza, questa voglia, ecco, di comunicare il Vangelo, ma eravamo impediti proprio ad avere ecco, la possibilità di incontrarci tra di noi e con i giovani. Il Papa ha fatto proprio cenno a questa esperienza di Santa Teresa del Bambino Gesù, che in tenera età, ecco, fa questo pellegrinaggio a Roma, e lei desiderava superare anche i limiti dell'età per entrare nel Carmelo, e trova l'audacia di andare dal Papa e di chiedere al Papa proprio questa indulgenza, potremmo dire, di poter essere ammessa nel Carmelo. E adesso io do spazio alla pubblicità e poi ricommentiamo insieme queste parole del Papa sull'audacia. E siamo ancora in diretta qui dagli studi di TV Padre Pio per commentare insieme proprio la catechesi che oggi Papa Francesco ha tenuto in Piazza San Pietro. Ha trattato il tema della consolazione spirituale e abbiamo proprio poc'anzi ascoltato come la consolazione ci rende audaci. Quindi potremmo dire che è proprio una caratteristica dei giovani questa dell'essere audace. A te, Don Alfredo, che sei collegato con noi, no, dalla Sardegna, la bellissima Sardegna, io vorrei dirti questo. Ecco, c'è qualcosa che la Chiesa sarda può offrire come un segno di audacia? O se tu pensi anche, in che cosa magari la Chiesa sarda debba essere anche più audace? È una... In che cosa debba essere più audace è molto impegnativo. È una responsabilità anche nei confronti dei vescovi, no? Sì. Però penso, guardando a quello che abbiamo vissuto domenica, penso che già un segno coraggioso di audacia il fatto che i giovani non abbiano manifestato difficoltà ad andare a trovare altri giovani, perché a volte gli adulti manifestiamo tanta inquietudine e lamentela di muoversi, di andare, di lasciarsi trovare, di incontrare. Loro non hanno fino adesso manifestato nessuna difficoltà, sono stati invitati e sono venuti, si sono mossi, abbiamo viaggiato, perché il nostro territorio geograficamente è molto ampio, molto distante sono i posti, i luoghi da raggiungere, le persone, quindi abbiamo proprio viaggiato in pullman per arrivare a questo incontro. Allora penso che il segno più bello di coraggio come testimonianza è quello di non aver manifestato nessuna lamento o difficoltà nel muoversi ad incontrare altri giovani e portare in qualche modo anche consolazione, oltre che essere consolati. Papa Francesco, domenica scorsa, tra l'altro, ha visitato i luoghi delle sue origini, i luoghi dai quali anche i suoi genitori, ecco, i nonni, sono partiti per essere emigranti, per andare
in Argentina, ma sono i luoghi delle sue origini. Ha voluto proprio visitare i suoi parenti, la sua cugina. Ecco, sono state bellissime queste immagini proprio nel vedere il Papa, ecco, ritornare come un bambino, quasi ad annusare il profumo delle sue origini. E ha celebrato proprio nella cattedrale di Asti. Domenica scorsa era la solennità di Cristo Re. E lui ha detto proprio un'espressione molto, molto forte, invitando tutti quanti noi a guardare a Gesù crocifisso come il nostro re, no? Il re dell'universo. E ha detto questo, ecco, lasciarsi coinvolgere dal crocifisso, che sulla croce ha le braccia aperte, in segno di accoglienza. Prendiamo in mano la vita, passiamo dal sé delle scuse al sì della preghiera e del servizio. Ascoltiamo proprio questo stralcio dell'omelia del Papa e poi magari lo commentiamo insieme. Fratelli e sorelle, oggi il nostro Re dalla croce ci guarda, abbraccia, avverte. Sta a noi scegliere se essere spettatori o coinvolti. Sono spettatore o voglio essere coinvolto? Vediamo le crisi di oggi, il calo della fede, la mancanza di partecipazione. Che cosa facciamo? Ci limitiamo a fare teorie? Ci limitiamo a criticare? O ci rimbocchiamo le maniche, prendiamo in mano la vita, passiamo dal sé delle scuse al sì della preghiera e del servizio? Tutti pensiamo di sapere che cosa non va nella società. Tutti ne parliamo tutti i giorni di questo, anche cosa non va nella Chiesa, tante cose non vanno nella Chiesa, eh? Ma poi facciamo qualcosa, ci sporchiamo le mani come il nostro Dio inchiodato al legno, o stiamo con le mani in tasca a guardare? Oggi, mentre Gesù spogliato sulla croce toglie ogni velo su Dio e distrugge ogni falsa immagine della sua regalità, guardiamo Lui per trovare il coraggio di guardare a noi stessi, di percorrere le vie della confidenza e dell'intercessione, di farci servi per regnare con Dio. Ricordati, Signore, ricordati. Facciamo questa preghiera più spesso. Grazie. Don Pasquale, il Papa quando parla veramente tocca il cuore, no? Ecco, magari io chiedo proprio a te di commentare queste parole che abbiamo appena ascoltato, soprattutto questa espressione che lui ha detto, sporcarsi le mani, che poi tra l'altro ci ricorda un altro pastore della nostra terra, Don Tonino Bello. Esatto. Forse credo che sia lui uno dei primissimi pastori ad aver usato proprio questa espressione così proprio concreta, realistica, sporcarsi le mani e trovare proprio il coraggio, dice il Papa, trovare questo coraggio. Certo, è vero, è un'espressione molto molto bella e anche molto vera. Oggi nella Chiesa abbiamo tanti che si lamentano, ma pochi che davvero cercano e creano soluzioni. E questo è il vero problema della Chiesa di oggi, perché il problema non è avere difficoltà, il problema è cercare soluzioni per superare le difficoltà. Perché a lamentarsi e a trovare difficoltà siamo bravi tutti, ma la vera svolta che il Signore chiede a noi non è quella di evidenziare le difficoltà, ma di guardare le difficoltà per cercare le soluzioni. Altrimenti siamo soltanto lì, davanti alla porta di una persona, a lamentarci delle cose che non vanno. E questa cosa non ci aiuta. Invece... E secondo te, ecco, prendo spunto proprio da questo pensiero originale che hai detto, i giovani come si collocano in questa proposta proprio di risolvere, di proporre, ecco, delle risoluzioni? I giovani tu come li vedi? Risolutivi o devono magari essere trascinati in un'idea? Perché noi molto spesso pensiamo, no? Noi sacerdoti, pastori, assistenti, facciamo noi la proposta e i giovani ci vengono dietro. E invece no, forse quello che tu dici, ecco, potrebbe essere davvero una prospettiva nella quale il giovane diventa propositivo, come ha detto Don Angelo, no? Guardare al presente. Certo, certo. Il giovane ha queste due dimensioni all'interno di sé, entrambe ce le ha. Perché ha la dimensione di chi accoglie un annuncio che per lui è nuovo, ma anche la dimensione di chi ti porta un annuncio nuovo. Perché nei giovani c'è questa capacità molto più che negli adulti di
rielaborare e trovare formule nuove per dire la fede oggi. Questo è il terremoto a cui faceva riferimento il nostro Vescovo, no? Cioè scuotere le nostre coscienze, muoverci dalle soluzioni ormai già stereotipate che abbiamo trovato. E il giovane questo te lo fa continuamente, perché continuamente mette in crisi i tuoi modelli, ma non per demolirli, ma per crearne dei nuovi. E questo penso che sia fondamentale. Oggi dovremmo avere il coraggio di dare un po' più di fiducia ai giovani, questo sì, questo è vero. Perché Monsignor Castore qualche anno fa disse questa espressione che mi è rimasta molto impressa e che ho richiamato anche all'omelia quella sera, no? Molti parlano dei giovani, ma pochi fanno qualcosa per loro. Pochi si muovono per loro, ma questo potremmo dirlo per i giovani, potremmo dirlo per tutti, no? I giovani in questo ci aiutano tanto, perché ci aiutano a venire fuori dalle nostre comodità, dal nostro ormai ho capito tutto, ormai so come si fa, so chi è Dio, so come si vive. Il giovane ti mette in crisi, e meno male che ci sono loro che ci fanno questo. E potremmo dire, proprio agganciandoci a questo, che come oggi il Papa ha affermato, ci sono le giuste consolazioni come anche le false consolazioni, quando magari rimaniamo fermi su alcune posizioni. Ascoltiamo proprio questa espressione del Papa, proprio dove ci mette in guardia dalle false consolazioni. Ma stiamo attenti, dobbiamo distinguere bene la consolazione che è di Dio dalle false consolazioni. Nella vita spirituale avviene qualcosa di simile a quanto capita nelle produzioni umane. Ci sono gli originali e ci sono le imitazioni. Se la consolazione autentica è come una goccia su una spugna, è soave e intima, le sue imitazioni sono più rumorose e appariscenti, sono più entusiasmo, puro entusiasmo, no? Sono fuochi di paglia senza consistenza, portano a ripiegarsi su se stessi e non a curarsi degli altri. La falsa consolazione alla fine ci lascia vuoti, lontani dal centro della nostra esistenza. Per questo dobbiamo, quando noi ci sentiamo felici, in pace, siamo capaci di fare qualsiasi cosa, ma non confondere quella pace con un entusiasmo passaggero, perché l'entusiasmo oggi è, poi cade e non c'è più. Don Angelo, ecco, così a bruciapelo, per te potremmo elencarne tante, ma una falsa consolazione quale potrebbe essere? Quella dei giovani di oggi, sicuramente la ricerca dell'immagine. Finché il giovane si accorge, ma questo ha colpito anche la fascia più adulta, finché il giovane si accorge che ciò che ha di fronte a sé è un'immagine e non il vero sé, quello che si porta dentro, le emozioni. Ecco, questo è la ricerca dell'immagine, la ricerca di far piacere la propria immagine agli altri, diventa uno svuotamento di se stessi, di ciò che si vive dentro. Poi fa andare in crisi i nostri giovani. Quindi secondo me questa può essere una falsa consolazione, forse la più diffusa oggi. E ci lasciamo con questa espressione e ci ritroviamo subito dopo la pubblicità. E ci ritroviamo ancora qui in diretta per la quarta ed ultima parte di questa di questo dialogo, di questa chiacchierata insieme con Don Pasquale, con Don Angelo e con Don Alfredo che è collegato con noi dalla Sardegna. Don Alfredo, ecco, un'ultima domanda a te proprio riguardo proprio a quello che ci ha detto il Papa. Abbiamo sentito quali sono i pericoli di chi insegue le false consolazioni. Secondo te la Chiesa comunitariamente può incorrere in alcuni rischi? Quali potrebbero essere questi rischi? Secondo me potrebbe essere una falsa consolazione quella di pensare o accettare che possiamo andare avanti così, senza la giovinezza dei giovani o dei ragazzi, quello di rimanere fermi credendo che si può vivere così come Chiesa, senza la loro presenza e senza la loro gioia tra di noi. Penso che questo possa essere o potrebbe essere un rischio di una falsa consolazione. Grazie.
così come tutta la Chiesa si sta preparando proprio in questo cammino che ha iniziato verso Lisbona, no? Saremo tutti lì in quei giorni di agosto con il cuore, con lo spirito, ma vogliamo anche esserci lì personalmente, Don Pasquale. Ecco, in modo particolare noi della diocesi qui di Manfredonia Vieste ci affidiamo anche a te e a tutto il gruppo che sta pensando e già si è messa in moto questa macchina organizzativa. Però è importante, prima ancora che l'organizzazione, è importante il coinvolgimento dei giovani, quindi dovremmo fare una sorta di spot pubblicitario dove vogliamo invogliare i giovani a partecipare, anche perché, diciamoci la verità, è anche abbastanza dispendioso dal punto di vista economico. Quindi in questo anche la Chiesa, le comunità certamente si metteranno in moto anche per aiutare e sostenere i nostri giovani, però è importante soprattutto motivare i ragazzi. Ecco, a te io darei proprio la parola per motivare i ragazzi a venire a partecipare e a non mancare a questo evento. Ecco, magari guarda proprio nella camera, così arrivi proprio dritto al cuore dei ragazzi. Va bene, innanzitutto io dico che secondo me i ragazzi non hanno bisogno di essere motivati, perché loro hanno una grinta e una voglia di vivere, di fare, che ci sorclassa anche a noi che a volte organizziamo queste cose. Però detto questo, io dico ai ragazzi: non perdetevi questa occasione così bella, innanzitutto di chiesa a livello mondiale, perché lì troveremo tutti i giovani del mondo insieme con il Papa riuniti. È un'esperienza di fraternità, di preghiera, di formazione, di gioia, di vita, per cui davvero non bisogna mancare. Penso che almeno una volta nella vita bisognerebbe farla questa esperienza, perché davvero ti segna e ti lascia un segno indelebile nel cuore che poi te lo porti per tutta la vita. Non ho conosciuto nessuno che ha fatto la GMG e che mi aveva detto: questa esperienza non la farò mai più perché mi ha deluso. Anzi, ho sempre trovato ragazzi entusiasti che poi si sono spesi nella nostra diocesi, che si sono impegnati, che hanno iniziato anche un cammino di fede, a volte anche sono andate anche delle vocazioni dalla GMG. Per cui davvero invito tutti i ragazzi, chiunque voglia partecipare, a partecipare. Don Angelo, a te, ecco, sinteticamente in una parola, perché vale la pena partecipare alla GMG? Condivisione. La fede va condivisa e sapere che la puoi condividere con ragazzi della tua stessa età, del mondo, è una cosa grande, perché ti accorgi come Cristo ha operato nel tuo cuore, piccolo, limitato, così come ha operato nel cuore di un ragazzo dell'altra parte del mondo. E quindi condivisione. E colgo anche l'occasione, ecco, di questa parola che tu hai detto, della condivisione, per ringraziarvi, perché oggi pomeriggio abbiamo condiviso anche il tempo insieme. Tu, Don Pasquale, sei parroco, quindi ti devi anche giostrare con i vari impegni in parrocchia, anche tu come viceparroco. Avete donato il vostro tempo e vi ringrazio. E ringrazio anche te di cuore, Don Alfredo, perché ci hai donato anche il tuo tempo, ecco, mettendoti in collegamento con noi. Ti auguriamo tutto il bene possibile e soprattutto per quanto riguarda proprio la tua pastorale con i giovani, il tuo impegno con i giovani. Grazie. Grazie, grazie davvero per essere stato qui con noi. E intanto, grazie di cuore. E intanto, ecco, voglio rinnovare a tutti quanti voi l'invito sempre a partecipare insieme con noi spiritualmente, mediante la TV, con quelli che sono un po' gli appuntamenti per i giovani. Mi sto riferendo sempre all'appuntamento del giovedì sera alle 20:45 con l'adorazione eucaristica vocazionale, dove, ecco, preghiamo davvero insieme il Signore, chiedendo a Lui il dono di sante vocazioni. E ora vi lascio al commento di Dario Reda, che inaugura per noi questo ciclo di catechesi sull'Avvento. Come ben sapete, domenica prossima entriamo in questo nuovo tempo, il tempo dell'Avvento, che ci prepara proprio alla venuta del Signore a celebrare il Natale. Ma come ben sapete, le prime due domeniche di Avvento ci fanno focalizzare la nostra attenzione sulla seconda venuta del Signore, quella che verrà, e ci fanno focalizzare la nostra meta, che è il Paradiso. Ecco, come diceva il grande San Filippo Neri,
preferisco il paradiso. Noi preferiamo il paradiso e abbiamo davvero questa come meta. Vi lascio a tutti voi con le parole di questo giovane atleta, ma che è anche un giovane commentatore della parola, che si chiama Dario Reda. A tutti quanti voi do l'appuntamento a mercoledì prossimo. Buon pomeriggio a tutti. Ciao ragazzi, inizia oggi l'avvento, l'ennesimo tempo di avvento, ma possiamo per favore viverlo per una volta in maniera edificante, in maniera bella, alta, questo tempo meraviglioso ricolmo di grazia. Si passa da un'affannosa nostra ricerca di Dio ad un'arte dell'attesa, ad un imparare la sosta, l'attendere, l'aspettare. Che meraviglia! Inizia oggi un nuovo anno liturgico in compagnia di Matteo. Il brano di oggi fa questo parallelismo bellissimo tra Noè e i tempi del diluvio universale e Gesù. E poi il Signore è paragonato ad un ladro che viene a rubarci. Ma noi, in questo tempo, che atteggiamento dobbiamo avere? Sappiamo che l'avvento è il tempo dell'attesa, ma non rischiare di viverlo con un'attesa passiva, un'attesa dormiente, con entrambi gli occhi chiusi e girati dall'altra parte. Siamo attori protagonisti noi nell'avvento. Non dormire, fatti trovare pronto. Non dobbiamo fare come i personaggi al tempo di Noè. Si sono fatti trovare distratti, erano attenti a prendere moglie e prendere marito, a mangiare e bere, vivere in maniera superficiale. È arrivato il diluvio universale e ha travolto tutti. Vuoi correre il rischio di essere travolto perché non ti sei fatto trovare pronto? Vuoi correre il rischio di vivere in maniera superficiale tutta la vita? Quando un tuo amico, una persona a te cara, ti chiede aiuto, fatti trovare pronto. Quando il Signore viene, sii pronto ad accoglierlo. Il tempo dell'avvento ci insegna l'arte dell'attesa vista come sosta necessaria per entrare in profondità nelle cose. L'avvento è sosta necessaria per non vivere in maniera superficiale. Non essere distratto. Fermarsi per non essere distratti. Questo è l'avvento. Non essere distratti nelle cose, verso le persone e verso il Signore che ci viene incontro. Il Signore viene, ci viene incontro, ma noi siamo chiamati nella nostra attesa attiva, non statica, a fare piccoli passi verso di Lui. È meravigliosa la lingua spagnola in questo. Esperar vuol dire attendere, ma vuol dire anche sperare. E la speranza non può che farci camminare a piccoli passi verso il Signore che invece a grandi passi ci viene incontro. Che meraviglia! L'avvento è tempo di attesa attiva, attesa fatta di piccoli passi, non distratti e superficiali, verso Gesù che viene incontro a noi. E poi questo paragone un pochino spaventoso, Gesù viene come un ladro nella notte, non farti trovare distratto. Gesù come un ladro? Ma in che senso? I ladri rubano ciò che è prezioso, i ladri portano via ciò che vale. Che meraviglia, Signore! Tu vieni a portarci via, vieni a prenderci, a rubarci, perché sai quanto preziosi siamo. Anzi, ancora di più, quando io dimentico quanto valgo, quando io dimentico di me stesso quanto prezioso sono, tu, Signore, me lo ricordi nella veste di ladro che cerchi di rubarmi, di portarmi via. Il Signore viene come un ladro nella notte, non essere distratto, ma accoglilo. Infatti poi nel brano di oggi c'è questo dualismo tra un uomo verrà portato via e l'altro lasciato, poi due donne, una verrà portata via e l'altra lasciata. Ci verrebbe così spontaneamente di dire, beh, lasciaci qui, insomma, dove ci vuoi portare? Signore, portami via, portami via. Come un ladro, vieni nella notte, io sono qui,
sono pronto, non sono distratto. Signore, portami via. Che meraviglia, questo tempo di avvento, dove siamo chiamati a non essere distratti per la venuta del Signore, dove siamo chiamati a non vivere in maniera superficiale, nella venuta del Signore e quando le persone vicine a noi ci chiedono il nostro aiuto, chiedono la nostra attenzione. Signore, portami via. Buona domenica e buon tempo di avvento. Thank you.